L'edizione 2019 di India Rocket Festival, hanno ricordato gli organizzatori, arrivati in un momento particolare, con il nostro paese attraversato da una crisi culturale molto profonda e scosso da una crescente paura e diffidenza verso ciò che è altro da noi. India Rocket Festival ha scelto invece, in netta contrapposizione, di celebrare la scoperta invitando il pubblico a mollare la propria comfort zone di ascolti, abitudini e consumi culturali e spingendola all'esplorazione, presentando una line-up ricca di anteprime assolute per il pubblico italiano, dal live esplosivo tra elettronica e hip-hop di Gnucci a quello dell'icona sudamericana Miss Bolivia, i due act fondamentali per capire l'impronta politica di questo festival, inseriti nella line-up tutta al femminile del sabato. Un'edizione che ha confermato la vitalità del festival, commentano gli organizzatori, non solo per la line-up ricca di anteprime ed esclusive per il territorio nazionale, ma per tutti i significati che ciascun singolo live ha portato con sé. Sono stati 3 giorni per vivere in armonia con il parco di Cocco a Pescara, che ospita la manifestazione, accogliendo famiglie, giovani e giovanissimi, nel totale rispetto della natura intorno. India Rocket è un festival delle radici profonde, come dal tema dell'ultima edizione, radici appunto, che ci sorreggono e fanno da base per il futuro. Tra le novità più importanti di quest'anno, grande successo anche per la nuova sezione dedicata al mondo del fumetto e dell'illustrazione, curata da Marco Taddei, che ha visto mostre e presentazioni di fumetti invadere il parco e che si è andata ad aggiungere al fitto nucleo di attività collaterali che da sempre contraddistinguono il festival, come India Rocket Festival Loves Art, il laboratorio musicale per bambini, yoga e tanto altro.